È scomparso tragicamente la scorsa notte Narciso Zini, già segretario provinciale della Lega ed ex vice sindaco di Livigno. Una vita di impegno nel sociale e di dedizione alla propria terra. Il consiglio di amministrazione del CIO ha individuato in Bormio la sede per ospitare le gare di sci alpinismo, mentre per le Paralimpiadi sfuma il sogno di Val di Dentro. Non solo è la prima d'Italia, ma addirittura si annovera tra i primi veicoli elettrici operativi in sotterraneo in Europa. Si tratta della nuovissima pala consegnata ieri al gruppo Imifabi a Lanzada. Dopo 87 sabati e 22 mesi di stop, lo scorso weekend hanno riaperto le discoteche. Capienza 50%, mascherina se non si balla e Green Pass. Non hanno spento l'entusiasmo, anzi. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Tutta la provincia di Sondrio è in lutto per la tragica scomparsa di Narciso Zini, già segretario provinciale della Lega Nord ed ex vice sindaco di Livigno, rinvenuto cadavere nei pressi del Lago del Gallo a Livigno. Davvero forte lo sgomento per la sua morte da parte di tutti coloro i quali hanno avuto modo di conoscerlo e sui social il cordoglio viene affidato ai tanti messaggi pubblicati da stamane. Vediamo. La notizia di una scomparsa giunta tremenda e inaspettata con il ritrovamento la scorsa notte di un cadavere nei pressi del muraglione del Lago del Gallo a Livigno. Così se n'è andato Narciso Zini, 60 anni, figura storica della Lega Nord per la provincia di Sondrio, nella quale aveva rivestito la carica di segretario provinciale negli anni 2000. Zini era stato per più mandati vice sindaco di Livigno ed era uomo impegnato nel sociale e in tante battaglie, tra queste quella per l'autonomia dell'ospedale Morelli di Sondalo. Era parte integrante del gruppo Alpini di Livigno, del quale rivestiva il ruolo di capogruppo. Una famiglia conosciuta, quella degli Zini nel piccolo Tibet. Lui, noto per essere lo speaker di gran parte delle manifestazioni livignasche, c'era sempre. Estremamente solare e estroverso, disponibile, presente in ogni iniziativa che avesse finalità legate alla solidarietà. Persona carismatica, colpiva quel suo codino portato con cura e divenuto nel tempo il suo particolare segno di riconoscimento. Zini aveva anche rivestito il ruolo di presidente della Fondazione Camagni. Lo scorso anno il grave lutto per la perdita del padre. La notizia della morte di Narciso Zini è circolata dalle prime ore della mattinata di oggi e subito ha innescato un forte cordoglio da parte di tutti coloro i quali avevano avuto modo di conoscerlo. Il tam-tam dei ricordi scorre sulle pagine dei social, innumerevoli gli attestati di stima. Tra questi, quello dell'ex segretario provinciale della Lega ed ex presidente della comunità montana Valtellina di Morbegno, Cristian Borromini, che abbiamo raggiunto telefonicamente, e dell'avvocato Ezio Trabucchi. Perché un grande amico, era una persona che non... ideali nella Lega Nord, ha sempre portato avanti quello che Umberto Bossi ci aveva insegnato a tutti, una persona solare, molto coinvolgente e che dava un senso di fermezza ad affrontare la vita politica e anche non di questi ultimi anni. Lui militante leghista, io di centro-sinistra, però nonostante la diversità di appartenenze politiche ci siamo sempre voluti bene perché eravamo molto amici, rispettati. Lui aveva un tratto di grande simpatia, di grande umanità. Io però lo voglio ricordare soprattutto per la sua straordinaria simpatia, per il suo tratto umano, e mi dispiace proprio tantissimo per questa morte così tragica, così incommentabile e così tremenda. Insomma, mi auguro che possa trovare tanta pace adesso. Tramonta il sogno olimpico di Val di Dentro. Si è riunito questa mattina il consiglio di amministrazione del comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Il CDA presieduto da Giovanni Malagò ha definito alcune importanti novità relative alle sedi che ospiteranno i giochi invernali del 2026. Tre sono le decisioni prese in questo consiglio. La prima ha riguardato la sede della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. L'evento inizialmente previsto presso il Pala Italia Santa Giulia a Milano si celebrerà nella cornice dell'Arena di Verona, già sede della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici. La seconda modifica riguarda invece le gare di paracross country e di parabiathlon. Le competizioni inizialmente previste in Val di Dentro si terranno invece nella Val di Fiemme. Il CDA della Fondazione Milano Cortina 2026, il Comitato Paralimpico Internazionale e il Comitato Italiano Paralimpico hanno condiviso la decisione
di far gareggiare gli atleti paralimpici all'interno delle stesse venues di gara utilizzate durante i giochi olimpici. Infine, il Consiglio di amministrazione ha stabilito anche la sede di gara che ospiterà le gare di sci alpinismo, disciplina debuttante proprio in Italia. Il CDA, nel rispetto delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico circa la necessità di ospitare la nuova disciplina in uno dei siti olimpici già previsti dal dossier di candidatura, ha individuato in Bormio la sede per ospitare le gare di schimo, valorizzando così ulteriormente il comprensorio dell'Alta Valtellina come scenario sportivo di grande prestigio. E ad Albosaggia resta l'amarezza di aver provato, ma purtroppo senza risultato, a portare a casa le competizioni di sci alpinismo. Paolo Croce. Inutile nasconderselo, il giorno dopo ad Albosaggia è rimasto l'amaro in bocca. Certo, si sapeva da tempo che sarebbe stata Bormio ad ospitare le gare olimpiche di sci alpinismo del 2026, la prima storica volta di questo sport ai giochi. Del resto, l'assessore regionale Massimo Sertori e Antonio Rossi, che in regione ha la delega ai grandi eventi, ce l'avevano anticipato mesi fa, in occasione della mostra del Bitto a Morbegno, e poi è arrivato l'annuncio ufficiale del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il giorno dopo, però, l'amarezza per Albosaggia è inevitabile, visto quanto la località orobica alle porte di Sondrio Capoluogo ha contribuito alla crescita di questo sport, sia dal punto di vista organizzativo che agonistico, grazie ai campioni della polisportiva Albosaggia. Meglio che sia Bormio che Cortina, e che quindi le gare di sci alpinismo, la prima edizione delle Olimpiadi in cui lo sci alpinismo diventa sport olimpico, è meglio che siano a Bormio che chiaramente a Cortina. Per quanto riguarda Albosaggia, è evidente che da sindaco non posso che esprimere la mia amarezza e la mia delusione per una scelta che non è chiaramente né colpa della regione né colpa della provincia, ma è una scelta dettata dal CIO per evidenti questioni logistiche e finanziarie di ospitare le gare in comprensori dove altre gare olimpiche sono presenti. Albosaggia si è impegnata insieme al comune di Sondrio, insieme alla Valmalenco. Avevamo anche ceduto l'opportunità che tutte le gare si svolgessero in quel di Caspoggio, e Albosaggia metteva a disposizione la preparazione e le competenze della polisportiva Albosaggia. Questo non è bastato. Del resto, le direttive del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, erano chiare e prevedevano che le gare di sci alpinismo delle Olimpiadi Invernali dovessero svolgersi in località che già ospitavano altre gare, quindi Leggi, Bormio o Cortina. Ed è una sinergia organizzativa quella fra la Valtellina e la Valle d'Ampezzo, la provincia di Belluno, il Veneto in generale, che dovrà però essere ben bilanciata, perché a volte le due realtà sono più distanti dei 256 chilometri, 4 ore e 40 minuti di auto che le separa. E la Valtellina rischia di essere un po' la ruota di scorta di Cortina. Il nome di Cortina è un nome conosciuto a livello internazionale, è una località che riesce a fare squadra sicuramente, magari spesso e volentieri, molto meglio della Valtellina, ma io credo che per quanto riguarda le Olimpiadi del 2026 la Valtellina si farà assolutamente trovare pronto, e l'Alta Valle, zona dove si svolgeranno le gare, sono ben attrezzati per far sì che poi il risultato premi tutta l'intera provincia di Sondrio. Ad Albosaggia resta la consapevolezza che quando nel mondo si parla di Italia, di sci alpinismo, di grandi eventi, il pensiero corre inevitabilmente al Meriggio, al Valtellino Robie e ai suoi campioni. Forse è una magra consolazione, però è la realtà. Un uomo di 69 anni residente a Bergamo è stato soccorso nella mattinata di oggi nei boschi sopra l'abitato di Talamona, a circa 800 metri di altitudine nei pressi della chiesa di San Giorgio. Si trovava lì con un amico, erano usciti in cerca di funghi. A un certo punto è scivolato nel bosco lungo un pendio ripido per una quarantina di metri. L'attivazione del soccorso alpino da parte della centrale è arrivata poco dopo le ore 11. Sono partiti subito 7 tecnici della stazione di Morbegno, 7ª delegazione Valtellina Valchiavenna, sul posto anche l'automedica, i vigili del fuoco e l'elisoccorso di Sondrio di Areu. Dopo la valutazione sanitaria, l'uomo è stato imbarellato e spostato per alcuni metri in un punto in cui era possibile recuperarlo per mezzo del verricello. L'infortunato, che ha riportato seri traumi all'addome, al bacino e diverse contusioni, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Sondrio. Non solo è la prima d'Italia, ma addirittura si annovera tra i primi veicoli alimentati a batterie elettriche attivi in operazioni minerarie in sotterraneo in Europa. Si tratta della nuovissima
pala consegnata ieri e che entrerà in funzione nella miniera di Brusada Ponticelli-Valbrutta del gruppo Imifabi a Lanzada. In vista degli obiettivi europei previsti per il 2030, la nuova pala Epiroc ST14 rappresenta un primo essenziale passo verso l'azzeramento delle emissioni di CO2 ed altri inquinanti in miniera, con benefici immediatamente tangibili sul luogo di lavoro. Un'attenzione alla sostenibilità che Imifabi condivide con l'amministrazione comunale di Lanzada. È bello vedere, commenta il sindaco di Cristian Nana, come sulla transizione ecologica l'ente pubblico e l'azienda privata procedano lungo percorsi paralleli. Sara Baldini. Giornata storica ieri alla miniera di Brusada Ponticelli-Valbrutta-Lanzada per il gruppo Imifabi e l'intera comunità, grazie alla messa in funzione della nuovissima pala elettrica Scooptram ST14 Battery Epiroc. Tra i primi veicoli alimentati a batteria elettrica, attivi in operazioni minerarie in sotterraneo in Europa. Imifabi nasce come azienda legata al territorio, quindi le tematiche ambientali sono sempre state nel suo DNA. Il nuovo Green Deal europeo pone a tutte le aziende delle sfide molto importanti che Imifabi ha già deciso da alcuni anni di raccogliere. Inizialmente con la riduzione del consumo energetico e l'efficientamento degli impianti, ma in vista degli obiettivi europei del 2030 che non sono poi così lontani, bisogna proseguire con la riduzione e il progressivo abbandono dei combustibili fossili. La consegna della nuova pala elettrica per la miniera di Brusada rappresenta il primo passo in questa direzione. La nuova pala, capacità massima 14 tonnellate metriche e un'autonomia di tutto rilievo, va a implementare l'elettromobilità in miniera ed è destinata al carico, trasporto e scarico di materiale per opere sotterranee. La pala elettrica Scooptram è progettata per ottimizzare la produzione mineraria in sotterraneo, poiché la sua tecnologia all'avanguardia consente di operare in tutta sicurezza, azzerando le emissioni di CO2 e permettendo di ridurre la ventilazione all'interno delle gallerie. Grazie alla rigenerazione elettrica e relativa trazione si garantisce un consumo energetico limitato, ampliando l'autonomia di guida e superando gli equivalenti macchinari presenti sul mercato, specialmente in presenza di pendenze. Oltre ad essere molto silenziosa ed emettere minor calore rispetto alle macchine operatrici convenzionali, il suo design ergonomico e la cabina silenziosa la rendono unica nel suo genere, offrendo una performance di massima potenza. Questa macchina è infatti dotata di un'infrastruttura digitale che noi chiamiamo RCS, Rig Control System, che permette il controllo di tutte le funzioni della macchina, a partire dalle più semplici come il sistema di pesatura alla guida in sé, e può essere integrato con tutta una serie di sistemi che arrivano fino al controllo completamente automatizzato da remoto, quindi dall'ufficio della macchina in miniera. Il progressivo abbandono dei combustibili fossili sarà una delle sfide più impegnative che il settore minerario dovrà affrontare nei prossimi anni, afferma Corrado Fabi, amministratore delegato del gruppo Imifabi. A tale proposito, la nuova pala elettrica Scooptram Epiroc racchiude in sé un mix perfetto di tecnologia e sostenibilità, massima produttività con minor impatto ambientale e zero emissioni. E sulla transizione ecologica la sintonia è massima anche con l'amministrazione comunale. È bello vedere come sulla trasformazione ambientale il Comune di Lanzada e un'azienda privata proseguono in modo parallelo praticamente a tutte queste iniziative. Il Comune di Lanzada da qualche anno a questa parte ha trasformato praticamente tutte le centrali termiche da gasolio a gas metano naturale. Abbiamo vinto con il bando Axel da Regione Lombardia un contributo a fondo perso di 145.000 euro per quanto riguarda il fotovoltaico e lo storage, che verranno poi realizzati nel 2022. Puntiamo molto sulla mobilità sostenibile, abbiamo installato 7 colonnine di ricarica delle biciclette elettriche, abbiamo installato 3 colonnine di ricarica delle auto elettriche. Era attesissima e non soltanto dai giovani. Dopo 87 sabati, o se si preferisce 22 mesi di stop, lo scorso weekend hanno riaperto le discoteche. Capienza al 50%, mascherina se non si balla e Green Pass non hanno spento l'entusiasmo. Anzi, vediamo com'è andata al Mega Show. Finalmente dopo 87 sabati il Mega è ripartito, l'atmosfera è perfetta.
87 sabati, 22 mesi di stop. Per il popolo della notte, per gli amanti del ballo in pista, lo scorso weekend ha rappresentato davvero una ripartenza quasi storica dopo che l'11 ottobre il Consiglio dei Ministri ha concesso il via libera per la riapertura di attività culturali, sportive e ricreative, tra cui anche discoteche e locali notturni. Un'emozione non da poco, non soltanto per chi frequenta le discoteche, ma anche per chi le gestisce e per chi è tornato a lavorarci. È molto emozionante, è stata una cosa particolare, ecco, diciamo. Siamo contenti perché la gente sta reagendo bene, si sta comportando bene e spero al più presto usciamo e ritorniamo alla normalità. Ottima l'organizzazione anche da parte della proprietà. Non tutti i locali hanno riaperto, né tutti riapriranno. C'è chi 22 mesi di stop non li ha superati. La riduzione al 50% è penalizzante e le code all'entrata del mega show di sabato ben lo hanno dimostrato. La speranza è che sia considerata anche per le discoteche la capienza al 100% disposta per cinema e teatri. Speriamo in una liberazione totale, si spera almeno, questo è il nostro pensiero. Troppo presto dunque per stilare un calendario vero e proprio. È stato tutto troppo veloce, in 10 giorni ci hanno dato il via, a ripartire con una cosa così grande è stato un casino. Ecco, già ce l'abbiamo fatto a ripartire stasera, che è stato già un successo quello. Il programma lo faremo più avanti, con calma. Intanto conviene accontentarsi del via libera a metà e non senza precauzioni, la capienza al chiuso del 50% appunto e l'obbligo di mascherine in fila per toilette e bar. Precauzioni che tuttavia non hanno scoraggiato i tanti che sabato hanno fortissimamente voluto festeggiare ballando questa agognata restituzione di normalità. Il popolo della notte si è mostrato anche un popolo Green Pass munito. Ci sono stati forse un paio di problemi che non leggevano il Green Pass, se lo sono fatto rimandare, no, comunque niente di problemi, non ci sono problemi. Chi non aveva il Green Pass ovviamente non è entrato. Nessuno sconto per chi trasgredisse le regole in caso di violazione sulla capienza e sul possesso del Green Pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, sarà applicata la chiusura del locale a seconda della gravità della violazione. Un logo della Dea su ogni volantino dei supermercati Iperal. Sarà questo il sigillo di un nuovo accordo di sponsorship siglato dalla catena valtellinese con tutte le squadre del settore giovanile dell'Atalanta. Iperal, che ha recentemente aperto un nuovo punto vendita a Caravaggio nell'area dell'ex Studio Z, proprio in questi giorni ha definito un accordo di collaborazione con la squadra di Bergamo per tutta la stagione 2021-2022, con possibile estensione all'anno successivo. La scelta di diventare fan sponsor del settore giovanile Atalanta si rivela strategica per l'insegna, perché oltre ad essere l'unica del settore della grande distribuzione ha la possibilità di massimizzare la sua visibilità grazie ai risultati e ai valori di uno dei migliori settori giovanili d'Italia e d'Europa. Le discipline sportive possono essere uno strumento di inclusione sociale e di arricchimento sia per i diversamente che per i normodotati, ma c'è ancora molto da imparare. Lo scorso sabato a Sondrio una giornata dedicata al delicato tema dell'aggregazione e della crescita in ambito sportivo. Vediamo il prossimo servizio. Lo sport, quale momento di aggregazione sociale e di crescita nel contesto delle disabilità, al centro di una giornata, quella dello scorso sabato, promossa dal Comitato Italiano Paralimpico, sezione provinciale, e dal Comune di Sondrio. Un tavolo di confronto tra istituzioni, associazioni e comitati sportivi impegnati nella sfera dei diversamente abili. Creare nuovi orizzonti, nuove possibilità per una concreta integrazione sociale è possibile e gli esempi di tanti atleti paralimpici e degli immani sforzi che sono dietro alla loro affermazione in ambito sportivo sono lì a dimostrare che proprio le discipline sportive possono farsi veicolo di integrazione e maturazione sia per i normo che per i diversamente abili, nessuno escluso, perché qui c'è solo da imparare. Abbiamo degli ospiti in carrozzina, agonisti regionali di tennis in carrozzina, che fanno una dimostrazione di come si può giocare ad alti livelli a tennis anche in carrozzina. E nell'occasione abbiamo convocato anche tanti disabili e ragazzi disabili che sono diciamo ospiti delle varie associazioni, in modo da poter
Poi in futuro organizzare degli eventi e delle attività sportive anche per questo mondo. Presenti alla giornata, in parte dedicata ad una dimostrazione sportiva di tennis nel circolo di Sondrio, in parte ad un incontro tenuto nella casa del rugby, tanti fra atleti e rappresentanti delle associazioni. Assieme ai paralimpici Andrea Liberani, Carabina e Paolo Cornaggia, Bocce, il vice sindaco di Sondrio Lorenzo Grillo della Berta, Walter Fumasoni dell'associazione Dappertutto, Emanuela Nussio per ANFAS, Maurizio Dura per ASD Polizia Penitenziaria e Gianfranco Folatti per la cooperativa sociale Contatto e poi Ettore Castoldi del CONI provinciale. Gli atleti che qui vedete sono atleti che giocano a tennis già da diversi anni e che quindi possono dimostrare molto bene come si possa riuscire ugualmente a giocare, a divertirsi e anche a fare delle gare agonistiche importanti. E da fare c'è ancora tanto. Da parte degli atleti l'intenzione è davvero quanto di più tenace si possa immaginare. È tempo ora che quel prefisso, quel para, messo ad apertura di aggettivi e sostantivi, smetta di significare ancora per troppa parte della società civile un limite all'inclusione. Siamo tutti diversi, abbiamo tutti qualcosa da imparare. Abbiamo portato tantissime discipline, tantissime attività sportive. Purtroppo la Valtellina non si è mossa come avrei voluto e come avrei sperato. Speriamo che questo possa essere un nuovo percorso e che possa portare tanti atleti che hanno delle difficoltà fisiche, sensoriali e intellettive di poter fare delle attività ad altissimo livello, ma anche a livello promozionale. Lo sport è importante per tutti, è importante specialmente per le persone con disabilità. Prima edizione in bici di ottobre in rosa sul passo dello Stelvio in 100, sabato 2 ottobre nella manifestazione organizzata da Avis Bormio e Valli, realizzazione di un sogno, quello di Lorella Cecconami, ex direttore di ATS della Montagna. Sfide, coraggio, sensibilizzazione, informazione, sport e stili sani di vita e tanta prevenzione. Questi gli obiettivi raggiunti nella giornata della lotta contro il tumore al seno. Il servizio è di Roberta Cervi. Una salita in bici da Bormio a Passo Stelvio. Avis, ambassador di questa prima edizione pensata 3 anni fa, è solo oggi inserita nella 7ª rassegna di ottobre in rosa, voluto da ATS della Montagna per promuovere sani stili di vita e sport per riprendersi d'esistenza dopo un tumore. 100 partecipanti alla pedalata non competitiva del 2 ottobre, partita dal Pentagono di Bormio. Finalmente siamo riusciti a portare l'ottobre in rosa allo Stelvio. Io ovviamente devo ringraziare Insieme per Vincere, Avis. Questo sogno lo volevamo fare già 3 anni fa, poi non ci siamo riusciti. Oggi anche il tempo ci ha regalato una giornata spettacolare, quindi il panorama è stupendo, la partecipazione è stata eccezionale, credo che più di così non si poteva fare. La sensibilizzazione è importantissima, a maggior ragione adesso che stiamo uscendo dalla fase della pandemia e bisogna riprendere in mano tutti i programmi di screening, di diagnosi precoce, perché in tutto questo periodo sono stati un po' abbandonati e invece adesso bisogna puntare molto sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce della malattia oncologica e non solo dei tumori ma anche delle malattie cardiovascolari e di tutte le malattie cronico-degenerative. Fulcro della manifestazione, la sensibilizzazione che ha un valore ancora più grande in fase di uscita dalla pandemia. Ovviamente il grande lavoro lo fanno sempre le associazioni, è l'importanza proprio di mettere in moto il territorio. L'ATS ha sempre un ruolo, diciamo, di facilitatore, di mettere insieme le risorse e di poi farle camminare per conto loro. Emozione, adrenalina, condivisione, fatica spalmate sul percorso dello storico tragitto, intervallato da ristori a cura dei volontari dell'Unione Sportiva Borniese. Chi è in gara è perfetto nel suo ruolo. Quando pedalo è come se entro in un altro mondo e veramente si annullano tutti questi mali. Ci sono ma non li sento. Per cui penso sia una terapia che fa bene a tutti. È un buon modo per anche per passare il tempo, per conoscere sempre gente nuova e per comunque stare in salute, soprattutto psicologicamente. Ad accogliere il popolo dei ciclisti la neve di un mondo a parte, di uno Stelvio accogliente, sul quale per la prima volta sventola la bandiera rosa. Avis ha preso al balzo questa occasione perché noi siamo
portavoce dello stile di vita sano, no? E quindi ecco, si parlerà proprio di stile di vita, di sport, di benessere e di tutto quello che ci fa vivere meglio, insomma. Avis Bormio e Valli, gemellata con Pesaro Urbino, testimonial dell'evento, il recordman dei 100 Stelvio in 30 giorni. Lo sport ha condito e accompagnato tutta la mia vita e mi ha anche accompagnato ad effettuare esperimenti scientifici in ambito sportivo per dimostrare come lo sport riesca con forza a mantenerci in salute a qualsiasi livello in cui intendiamo praticarlo. Grande attenzione alla conferenza Perseveranza, Passione e Prevenzione. Dal Morelli, Patrizia Franzini, esperta di chirurgia senologica, e Giovanni Molini dell'Unità Operativa di Radiologia. Avis ha superato i 1200 iscritti, grazie anche a un gesto di altruismo di chi ha ruotato attorno all'evento. C'è sempre bisogno di sangue. La dottoressa Cicconami ce l'ha chiesto un po' di tempo fa e noi siamo stati ben contenti di farla questa cosa, perché l'abbiamo organizzata, abbiamo fatto in maniera che ci fosse Zico, c'è stata tantissima adesione e è veramente stato, secondo me è stato un successo, tutti i partecipanti sono stati contenti. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, appuntamento alle prossime edizioni del TG di Telesonder News. Buona serata.